È la ditta Bruscella di Modugno ad illuminare per prima di colori e scintille di fuoco tutta la Valle d'Itria, lavorando su uno spazio ampio e proponendo missili e un salice piangente che riempie il cielo. È la prima delle ditte in gara nello storico appuntamento di Locorotondo il 16 agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Sono in tre a darsi battaglia per accaparrarsi il cielo della Valle d'Itria e gli 800.000 occhi e forse più puntati verso l'alto. Poi tocca a Del Vicario di San Severo, scelto come agente provocatore per dare più mordente alla prova, e lo fa con bombe a 5 aperture, orchidee e un ritmo che conquista tutti. Chiude la gara di Candia di Sassano e lo stile campano, inconfondibile con le bombe più alte, stelle, riccioli e fiocchi di fuoco, fa tremare con un ritmo incalzante fino al finale. Una gara che non ha mai deluso e forse, spiega Paolo Smaltini del comitato organizzatore, ha raggiunto le vette massime quasi insuperabili. Tutti bravi, tanto bravi che la gara finisce ex aequo e la coppa a San Rocco.